Ragazzi, ciao a tutti, Nick, raga, bentornati qui su Silent Hill 2, il remake. Come sempre, ragazzi, inizio questo nuovo gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questi e moltissimi altri giochi scontati. E poi, per finire, se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube e magari vi stanno piacendo i miei video, vi invito ad iscrivervi e magari anche ad abilitare le notifiche e magari anche a lasciare un bel mi piace al video se vi sta piacendo. Allora, nello scorso gameplay purtroppo abbiamo perso Maria. Il modo a quanto, per quanto riguarda, è stata un po' una cosa comica perché tecnicamente era lei davanti a me, doveva arrivare prima lei di me all'ascensore, però poi il filmato ci ha un po' fatto capire che la cosa doveva andare di diversamente e quindi non c'è l'oggetto. E quindi, vabbè, quindi è morta, doveva morire a quanto pare. Ora, se qua è chiuso, devo tornare indietro allora. Non c'è altro. Pensavo che di là bisognava andare, però mi sto cagando in mano allora, scusa. Cosa ho dimenticato? Tutto? Ok, penso che dobbiamo girare. Vuol dire che ho saltato qualcosa. Mi manca la maniglia, una chiave, un qualcosa. Eh sì, ho saltato parecchie cose, mi sa. C'è poi troppa tranquillità. E non è un posto tranquillo in genere questo. Guarda quanta roba che ho lasciato, accidenti. Almeno col fatto che devo tornare indietro a cercare quello che manca. Mi conviene girarmi tutto il lato destro e poi tutto il lato sinistro. Ma cosa ho lasciato? Ah, il telefono, ok. Un momento, aspetta, ma il telefono non mi ha dato una chiave? No, un biglietto. C'è troppa tranquillità in questa strada, meglio. Ok, allora il telefono. No, vabbè. No, vabbè. Questa proprio mi era sfuggita la volta scorsa. Non l'avevo notata. Vabbè, almeno. Meno male che ce lo so pass. Questo pure, guarda, ha detto, eh? Beh, qui c'ero stato però, me lo ricordo che non c'era niente. Ok. Abbiamo recuperato la chiave, abbiamo anche recuperato un po' di cose, accidenti. Guarda quante cose che mi sono sfuggite. Beh, abbiamo recuperato tante belle cose, accidenti. Direi che salviamo la partita visto che ne ho recuperate di cose. Sperando che mo' riusciamo a passare. Ok, sì. Ok. Mo' ripartiamo, eh. No, mo' c'è qualcosa sottoterra, porca zozza. Sicuro, come loro. Eccolo là. Ma chi è questa qua? Dacci tua. Aia, cacchio m'ha fatto. Corri, corri. Ma scusa, era dietro di me. Com'è possibile che mo... E corri. Sto dicendo, non corre. Dacci tua. Ah, ma sono due. Ecco perché ce n'era un altro. Dico, ma boh. Ah, già, è vero, dovevo andare al parco. Ah, che fregatura che mi sono fatto ferire, cacchio. Vabbè, pazienza.
Ah, dove sta a quattro gambe in padella, so? Ormai la chiamo così a quella io, quattro gambe in padella. Comunque dobbiamo vedere se ci sono munizioni. Ecco, qualcosa. Una siringa, beh, vabbè. Sembra buona, eh. Allora, mi ricordo benissimo che dobbiamo cercare una statua. Però prima ho bisogno di tutto quello che si può trovare. C'è anche troppa tranquillità qui. No, 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 questo no. Che poi è qui, ci siamo stati con Maria. Certo. Forse dobbiamo andare nella statua dove ci ha portati Maria. Quella famosa statua. Quella famosa statua di quella tipa lì che con la candela, mi ricordo, che c'era il marinaio che gli portava da mangiare. Sicuramente bisogna andare lì. Ovviamente c'è un po' di nebbia, non riesco bene a orientarmi. Cos'è sta roba qua? Io e lei. Sì, certo. Ma capissi dove mi trovo. Ah, ora lo trovo comunque. Intanto gira, gira, prima o poi ci arrivo. Oh madonna, che cos'è questo? Ci siamo. Chi è? Angela, così si chiama, no? È da un po' che non si vede. Ma fanno paura sti personaggi comunque. C'ho quasi più paura di questi che... Are you feeling better? Oh? No. Per niente. This place is different from what I remember. Ma va? I guess things never really stay the same, do they? No. James pare che casca dalle nuvole. I guess not. I don't think she's here anymore, James. La mamma. Lei cerca la mamma. Who? La madre sta cercando chi? My mamma? È tre ore che glielo dici che cerca la mamma. Questo è proprio scemo, James. Doesn't want to see me anymore. A posto. Questa c'ha i suoi incubi. Qui ognuno c'ha i suoi. Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Questa pazza per psicopatica, occhio. Oh. Yeah. I better get going. Cheers. You still don't want me to go with you? Penso proprio di no. Così fai crepare pure a lei. Out of here. Out of where? This town. Silent Hill. No, it's fine. Ok. Beh, sono tutti particolari. You didn't happen to see a little girl around here, did you? A little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Angela? No. Please.
You shouldn't be here. Mi stanno mettendo paura sti personaggi, Angela, a me. It's okay. No, don't touch me! What the fuck? Ma che, oh, ma perché quando si parla di sta bambina scattano i demoni qua? Sta bambina sarà un demone. Ma qua fanno tutte paura. Qua non c'è ne uno che forse quella più normale era Maria, forse. Forse. Ah, è la chiave, questa è la statua. Che cosa succede, mo? Perché le statue mi guardano male? È vero che diceva che quando raccolgo sta cosa vado nell'inferno, abissi, cose orribili. Leggi. Il mio paziente l'ha sepolta qui. Io sapevo o lo sapevo? Lo sapevo, ma non ho fatto niente. Mi ha messo a disagio avere una cosa simile vicino. Non cercavo la verità, cercavo la pace. Ho visto anch'io quella cosa, ho cercato di fuggire, ma la vecchia società era chiusa. Nessuno osa avvicinarsi a quel posto. Ora ti offro la chiave. Se ancora intendi proseguire, James. Caspita, questo è un biglietto per me. Pregherò il Signore perché abbia misericordia della tua anima. Ma che è? Oh, qua proprio è un messaggio per me. Non a caso. Quindi è come se il direttore dell'ospedale mi scrive. E qua mette paura, Mo che succederà? Finimondo? Ma c'è un'altra cosa. Ah no, la lettera, ok. Cassaforte, portone. Mi piacerebbe sapere dove devo andare. Forse c'è un ingresso sulla destra. Ah no, ecco, in alto a sinistra. Società storica di Silent Hill. Ok, ho visto dov'è. Mo partono i cassi amari, vero? Non che prima era tranquillo. Mamma mia. C'è troppo silenzio ultimamente. Prima c'era il finimondo. Però bisogna dire che effettivamente dove c'è quella... ovunque c'è quella bambina ci sono guai. Aspetta, mi ricordo, qua ci dove... c'è per salvare la partita, è vero. Qua è uno dei primi posti dove siamo stati con Maria. Chissà se c'è qualche cosa da raccogliere. Visto che c'è tanta bella tranquillità. Vabbè, l'ultima parola famosa. Ci dovrebbe essere... Mazza, ma non si vede niente. Dov'è quel posto? Era qua. Ma non è cambiato niente. No, pensavo magari sono fortunato, trovo cose nuove. No. No, speravo che magari potevo trovare cose nuove, ma così pare che non è. Allora, la vecchia società, sempre dritto, non mi posso sbagliare. A meno che la strada non è interrotta. Certo, comunque la cosa che mi incuriosisce è, ma chi è che mi lascia messaggi? Boh. Sono, come dire, in attesa per capire quando è che succederà qualcosa. Cioè, stiamo giocando da 15 minuti e ancora non ho visto manco un mostro. Strano. Di solito c'è il finimondo. Però diamo un'occhiata in giro, va. Metti che trovo munizioni, non le posso mica... appunto, vedi. Non posso mica evitare ste belle cose. Bisogna dare un'occhiata, ho bisogno di rifornimenti. Sennò con che cosa sparo?
Vedi, guarda qua. E vado dritto al sodo senza rifornimenti. Beh, questo è chiuso. Ok. Aspetta. C'è una scatola di munizioni dentro la macchina. Vedi? Ma qua com'è chiuso? Oh. Oh. Dove siamo? Bowling di pete. Aspetta, bowling. Beh, prima di andare alla vecchia società, il bowling me lo giro. Munizioni e roba varia. Ce ne sarà di roba. Soprattutto visto che si salva la partita, è buono. Occhi aperti, c'è troppa tranquillità ultimamente. Vabbè. Può andare. Partita salvata, un poco di munizioni. Che miseria, che nebbia, oh. Ci siamo, eh? Siamo vicini alla vecchia società, ma pigliamo tutto. Questa è tutta roba che... 50 o 60 munizioni. Barche. Prendiamo tutto quello che si trova, perché secondo me ne avremo tantissimo bisogno. Allora, più avanti tanto cosa c'è? Niente, la strada sarà interrotta, non c'è altro. Ci siamo! È il momento della verità. Un bel salvataggio all'ingresso fa sempre piacere. Ok, cominciamo a dare un'occhiata. Beh, alla grande. Chiuso. Allora, che cos'è questa? Una stanza sotto. Niente, Danik. Beh, comunque 1916, quel periodo. C'è qualcosa qua. E il nuovo orologio 17. Mi piacerebbe capire a che servono tutte queste foto. Che è una mummia. La signora della luce, l'inaugurazione di una delle due statue che ricordano la leggenda del luogo. C'è una faccia che pare zombie. Con la statua. Allora, qui per ora è chiuso, direi che so bare, no. Chi è che mi chiamò? Chi è che ha detto James?
Salva partita, va. Sono stato chiamato. Non è mica la moglie morta, sepolta. Allora, mi incuriosisce però. Eh sì, questo è quel testa di rapa. Giornata nebbiosa, resti del giudizio. Questo è Pyramid Head. Cioè, testa di piramide. Davanti al lago, Allen Smith. Data di nascita e morte sconosciute. Una raffigurazione del territorio della regione. Sì, beh, manca il dipinto però, eh. Oh madonna. Sì, vabbè, aspetta che me leggo tutta sta roba, moglie, eh. Fondatori della società storica di Silent Hill. Che bello. Si va giù negli inferi. Nome raschiato illeggibile, ex direttore dell'ospedale. Ammazza che faccia. Ospedale di Brookhaven, 1880. Questo ospedale fu costruito per far fronte a una grande pestilenza che seguì un'ondata di migrazione in questa zona. Originariamente era poco più che una baracca, ma divenne col tempo un'istituzione medica a tutti gli effetti. Ah. La miniera di carbone. Ok. Vabbè, insomma. Beh, qua partono i cassi amari, no? Ma pare che stiamo entrando dentro una piramide. Nelle catacombe stiamo andando. Ma quanto è profondo! Oh, ma prima o poi si arriva, no? Prima o poi c'è un finale? Sta andando sotto di 100 metri. Oh, quanto caspita è lungo. Arriverò prima o poi? Guardate, c'è un ascensore. Finalmente, eh? Pensavo che dovevo tornare indietro un altro po'. Sto posto non mi piace manco un po'. Settembre 1820, prigioniero numero C221. Ma che è una prigione? Oh madonna. Oh oh. Era da un po' che mancavano i guai. Ma scusa, quanti colpi ci vogliono? Sì, vabbè. Oh, affando un culo, no? Porca miseria. Quanti caspita di colpi ci vogliono mo per tirarli giù? Cos'è, un labirinto? Ok, almeno ho provato che quella porta non va. Così almeno lo so. Sinistra o destra? Destra. No, tanto io odio quella a tre gambe. Ma che? Cucù Clan? Crimson and White. Banchetto rosso e bianco per gli dèi. Una sentenza di morte nella prigione. Morte per infilzamento o strangolamento. Porca miseria.
La scelta della propria morte è l'ultima prerogativa del condannato. Ah, come vuoi morire? Infilzato o strangolato? Vorrei proprio vedere chi è che vuole morire infilzato. È meglio strangolato, no? Aspetta. Campo di prigionia di Toluca, costruito nel 1862, ospitò i prigionieri nel corso della guerra civile americana. Quindi siamo in una prigione, cioè eravamo in una società segreta. Vabbè, effettivamente. E io mi dovrei buttare qui sotto? No, prima di buttarmi lì sotto c'ho da esplorare questo lato, che non c'è un bel niente. E allora mi devo buttare di sotto. È abbastanza ovvio. Che bello, James, non vedevo l'ora di buttarmi di sotto. Vai, James, fidati che è morto. Ma manco se... Guarda, si vede il finale? Arriverai schiacciato, spappolato. Vai, James, fatti coraggio. Sì. A quest'ora arrivava con le ossa rotte. Oh. Sì. Sì, come no. Dopo un volo simile era tutto spaccato. No? Mi sfugge qualche cosa. Eccolo. Ma dite che ci stanno altri muri da abbattere? Sì. Ah no, qui non c'è niente, ok. Vediamo qua. Vabbè, io intanto volevo sincerarmi se non c'erano altre porte, uscite e cose varie. Salvataggio di partita, ottimo. Significa che ci sono qua in vista. Lo sapevo. Ok. Mamma mia, ma chi è che vorrebbe farsi rinchiudere in un posto così? Ok, una chiave con scrittura spirale. Effettivamente che c'è scritto? Spazio, zoom, ruota. TB, non lo so. Tialedet. Glory. Tori. Boh, non lo so. Ai 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 ai. Sì, ciao, domani. Non lo so, che devo fare? Ma non posso indagare. Maledizione. Ah, ma sono sti cosi. Ah, pensavo che erano tutti questi scarafaggi che mi stavano rosicchiando. E invece erano quelli là, ok. Ah, pensavo che non avevo tempo per riflettere. Ancora.
Ma datemi tregua, ma non mi danno tregua. In purgatorio. Forse 666. Purgatorio non è 666. No. Sì, che c'ho tempo per riflettere, mo io. Chiave con scrittura spirale. In purgatorio il dubbio ti conduce. Ma che vuol dire? Zoom. Di nuovo, vabbè. E va bene. Non c'è neanche il tempo di riflettere. Forse i tasti sporchi di... Ah! L'ho trovata! Non so manco come ho fatto. Ma fando culo. Io spero di non dover rifare sta roba, credimi. Un altro salto? Andiamo. Non c'è due, non c'è uno senza due, non c'è due, sì, vabbè. Ma questo sta sognando, perché quando arriva non si rompe mai un osso. Questo sta sognando, perché uno nella vita vera se si butta si spacca tutto. E invece lui è bello, tranquillo, si rialza dopo che è arrivato sul cemento. Cioè questo si butta a terra sul cemento, sano e salvo, sì, come no. Doveva salutare le gambine, doveva salutare, o no? Salvataggio di partita? Ma che è? Ma non è che so io morto, tipo, c'hai gli stessi capelli. Ok, ma che è congelato? No big deal. È di qui, certo. Just put the gun to their head and Eddie. Oh. Hi James. Sono tutti strani. What? E spaventosi. Spaventosi. I don't know. He just came at me. Okay. So he attacked you. And you shot him. E siccome noi non lo famo. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me, I just had to do it. He looked at you? I thought you said he came at you. Ma che sta facendo interrogatorio? Che siamo poliziotti? I could see it in his eyes. Ma perché James parla come un poliziotto? His eyes. Guardalo. Tu vuoi fare sparare, James? Making fun of me. I told him not to, but he didn't listen. Eddie, you can't. Eccolo là. You can't just kill someone because of the way they looked at you. Ora dirà, pure tu mi guardi strano. You should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. Uh-huh. I got you, didn't I?
Well, anyway, I better get going. Wait. You're gonna go out there alone? Yeah. Sono tutti strani. È bello che chiede a tutti quanti: vuoi andare là fuori da solo? Sì, tutti sì. L'unica che non voleva andare da sola era Maria. Maria voleva la compagnia. Comunque devo dire che qua mettono tutte paura. Qua sono tutti strani, tutti pazzi. Ma che ro? E mo che è successo? Si è accesa la luce qua dietro o me lo sono immaginato io? No, c'è sempre stata forse. Che bel posticcio. Oh, carabina. Ok. Allora, io salvo la partita per intanto. E andiamo a concludere il gameplay anche. Vabbè, c'è la carabina. Ma mi sa che non si può pigliare perché c'è il lucchetto. Vabbè. Indagheremo nel prossimo gameplay, raga. Per intanto concludo. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in giù, ragazzi. Ci becchiamo. Ciao, alla prossima.